in viaggio in bicicletta. Purtroppo questa volta è un viaggio breve di 2 giorni e mezzo, perché poi ho degli altri impegni di bike polo, ma sto andando adesso a incontrarmi con Omar, super viaggiatore, grande persona, che sta partendo per il suo viaggio in giro per l'Italia, nuovamente a cavallo della sua Rosi, la Graziella Rosa, che lo ha accompagnato fino a Capo Nord l'anno scorso. Quest'anno, a causa del Covid, ha deciso anche lui, come la maggior parte delle persone, di rimanere in Italia. Farà un giro spettacolare, andrà giù fino in Calabria, poi Sicilia, andrà in Sardegna, farà tutta la costa sarda e poi tornerà a casa. Un altro viaggio stupendo da seguire, seguitelo sul suo canale YouTube Beer Feather. Niente, tra poco penso di incontrarmi con lui, zona Castellaperto e Le Bianzè, e poi si parte. Per me sarà abbastanza breve perché si torna verso Casale, ma non è la meta, ma è il viaggio in sé e le esperienze condivise che fanno la differenza. Completo, siamo ancora a Bianzè e siamo pronti e diretti verso Casale Monferrato. Dottore, le piace Komoot? Bello, ne farò, comprerò subito il pacchetto mondo, la cosa premium, tutto, e farò solo queste strade. Ma porca troia, non è possibile. E mi hanno detto oggi andiamo a pedalare, ma... Non so quanto margine ho dal fosso, perché non si vede un cazzo. Solo che minchia, non va avanti la bici, si incastra nell'erba. Io mi tengo alla rete perché... C'è qua? No, un po' ce n'è. Porca. Mi sono annodato. Dai che ci sei! Ci siamo! Ci siamo! Porca merda! Dai! Il meno è fatto! Affanculo alla vegetazione, sboschiamo tutto. Fantastico. Dopo esserci impantanati, si dice impantanati, non eravamo impantanati, eravamo innerbati. Innerbati in mezzo a campagne sconosciute, con tutta calma, siamo quasi a Trino. A me sembra già di essere in vacanza. Nuovi semino in discesa. Distacco di un'ora. 36! 37-1! Dobbiamo darci una mossa? Là in fondo c'è il tramonto. Noi siamo ancora in direzione Casale, ci siamo fermati a Trino a berci una birretta, ma ci siamo fermati un po' troppo a chiacchierare, a perderci e niente, dobbiamo pedalare un pochino se vogliamo arrivare prima che faccia buio, almeno dopo Casale, e
praticamente ho fatto 70 km per andare a dormire dopo Casale. Sta arrivando la nostra salvezza. Autostop. È lui o non è lui? A posto? Sì, sì, siamo ben concentrati. Madonna. L'alternativa se no era andare in moto con Simo. Ma io gliel'ho detto, mi tiri. Senza casco. Siamo ospite delle casette di Giacomo, amico di Omar. Che Omar è già andato a infoderarsi nel soppalco. Vediamo un po' qui. Ma che reggia qua. Guardalo qui, guardalo qui. Lui sì che sta bene. Sì, qua sì, piano dei VIP. Le principesse dormivano sì, esatto, qua. Sì, esatto. Va bene, comunque abbiamo fatto alla fine l'una e Subia. Porco dito. E domani abbiamo sveglia alle 7. Alle 7. 7 va bene. Le o 7 e mezza. Stai già allungando, ma allora. Boh, ma allora la metto 7:20. Va bene, 7:18. 7:18. 7:18 giudicato. Mica partiremo di qua alle 11. Sarà impegnativo.